In questo momento mi trovo sulla mia terrazza al Pantai Inn, esclusivo boutique hotel situato a 20 minuti a nord di San Diego in direzione di Los Angeles. Un posto pazzesco con una vista mozzafiato sull'Oceano Pacifico. E quindi oggi, oltre a scoprire questa bellissima zona della California, andremo anche a fare un tour di questo small luxury hotel. Oggi voglio condividere con voi questa mia passione per i boutique hotel. Infatti sapete perfettamente che sono un grandissimo amante di tutte quante le strutture ricettive, ma soprattutto di quelle così, ovvero i design hotel, conosciuti forse meglio come boutique hotel. Ma che cosa si intende con questo termine? Dunque, Wikipedia dice: è un termine coniato negli Stati Uniti per indicare dei piccoli hotel di lusso con un ambiente non convenzionale e intimo. Fino a qua ci siamo. Si distinguono dai grandi hotel e motel dal fatto che forniscono alloggi e servizi personalizzati, spesso chiamati design hotel o lifestyle style hotel. E un micro piccolo accenno storico: i primi boutique hotel sono nati nei primi anni 80 nelle grandi città come New York, Londra e San Francisco. E per spiegarvi ancora meglio la cosa, prima di cominciare questo room tour, ho stilato i 9 punti che sono quelli che poi caratterizzano tutti i boutique hotel. Ovvero: grandezza, individualità, design, carattere, location, servizi personalizzati, gastronomia e clientela. Grandezza perché gli standard vanno da una cosa come 9-10 stanze minimo, fino a un massimo di 100 in rarissimi casi. E poi abbiamo quella che mi piace di più, ovvero l'individualità. Infatti tutti quanti gli hotel boutique sono indipendenti, nel senso che non fanno parte di nessuna catena alberghiera, tranne alcuni rarissimi casi, tipo Kimpton Hotel, che possiede per esempio il Rowan, in cui sono stato a Palm Springs qualche giorno fa, o i bellissimi Roommate Hotels, catena di boutique hotel bellissimi. Io ho provato quello di Malaga, ma ce n'è anche uno a Milano che è pazzesco. E per esempio la caratteristica degli hotel di Roommate è che ogni hotel ha un nome proprio di persona. Per esempio quello in cui sono stato io a Malaga si chiamava Valeria. Ma continuiamo. Design: ovviamente c'è una grandissima cura di tutti quanti i dettagli, sia nell'arredamento delle stanze che di tutta quanta la struttura. Carattere, e poi ve lo farò capire meglio con questa stanza e con questa struttura, sono spesso e volentieri ispirati a qualcosa di particolare, ma lo capite meglio dopo. Location: nel 90% dei casi i boutique hotel sono sempre in location, chiamiamole premium, come in questo caso. Non è da tutti avere una vista del genere dalla terrazza di un hotel, per cui posso scendere dai gradini e essere in spiaggia in 30 secondi. E poi abbiamo servizi personalizzati. Quando una persona va in un hotel di questo genere, ci mette piedi per sentirsi quasi coccolato. Proprio per questo esistono una valanga di servizi personalizzati, tra cui uno standard in tutti quanti e che viene chiamato per cognome da tutto lo staff. Lo sanno tutti la prima volta che entri, non si sa come, ma lo sanno. E poi abbiamo gastronomia. Potrei farvi un po' un paragone con un agriturismo, perché è piuttosto simile il tipo di trattamento. Come in questo caso mi hanno lasciato un bigliettino Pantai Inn, il breakfast cuisine, che cambia tutti quanti i giorni, così io posso sapere che cosa troverò domani mattina. E ovviamente, ultimo punto, il tipo di clientela che la frequenta. E questo tipo di hotel non sono super economici. Giusto per farvi un esempio, questa stanza qui ad oggi costa $595 per notte. E per cui trovate persone che sono magari amanti del design, di un certo tipo di accoglienza, di servizi, eccetera. Detto questo, possiamo cominciare con il nostro tour del Pantai in Ala Jolla, a nord di San Diego. Si rispettino, deve per forza iniziare dall'ingresso. Ve l'ho già fatto un po' intravedere in realtà, che però è forse il plus premium esclusivo di questo posto, ovvero questo terrazzino con una poltrona, un poggiapiedi, un tavolino, un'altra poltrona, un poggiapiedi, la vista su palme, prato e l'Oceano Pacifico proprio di fronte. Così si presenta da fuori il Pantai Inn. Un conglomerato di tutte quante piccole strutture molto basse e l'ingresso principale. E come vi dicevo, fa parte degli Small Luxury Hotels of the World. E dopo l'ingresso c'è questa piccola area comune centrale, con un giardinetto, il cottage con la mia stanza, e credo che quella sia la ristorante.
Ma torniamo all'interno del nostro cottage. Ovviamente poi dall'ingresso si entra subito all'interno della stanza principale, il salone, composto da due divani identici, uno e due, con proprio di fronte un tavolo in vetro. Altra cosa di cui vi accennavo, che è il carattere delle singole strutture dei boutique hotel, in questo caso lo potete già intuire un pochino dal nome Pantai Inn, che si ispira all'Asia. Nel caso specifico, come potete ben capire da questo libro, a Bali. Infatti tutte le fantasie dei divani, degli ornamenti, delle decorazioni in pietra, dietro questo maxi schermo con un camino, credo sia anche funzionante. Oh, oh yeah. Un camino funzionante con vista sull'Oceano Pacifico. Questa cosa mi manda fuori testa. Oh, anche in questo caso, questa lampada che sembra fatta di tanti pezzi diversi di bambù. Non so se utilizzerò mai questa cosa, però la registro comunque. Mi trovo a Old Town San Diego, praticamente il vecchio centro storico, in realtà in una zona residenziale a 5 minuti da Old Town. E mi sono fermato qua nel mio tragitto verso San Diego, che è poi 10 minuti da qui. E non so perché sto registrando, semplicemente perché tutta quanta la zona è assolutamente super duper suggestiva, perché sembra uscita da un film. Strade con le palme, alberi e case bellissime ai fianchi. Zero traffico da tutte quante le parti, perché a quest'ora sono tutti quanti al lavoro e quindi le zone residenziali si svuotano. E per darvi un riferimento geografico, in questo momento sto camminando su Sunset Boulevard, non quello di Los Angeles ma quello di San Diego, Old Town San Diego. E forse anche la parte più ricca della città, perché le case qua devono davvero costare qualche milioncino l'una, perché sono tutte pazzesche, non ce n'è una brutta. Strade perfette, tutte quante ordinatissime, con le palme. Quella via è ancora più bella di questa, forse. Ditemi voi se questa scena che sto registrando non sembra uscita da un film. Altra cosa molto carina è che tutte quante le case, o la maggior parte, sono addobbate per Halloween, quindi hanno tutte quante le zucche fuori, i fantasmi alle finestre, gli spaventapasseri. Una villettina qua non sarebbe niente male. Ecco qua un'altra casa con le teste fuori. Altri addobbi, questa è tutta quanta addobbata. Questa è pazzesca. Il gufo, fantasmi, scheletri e tombe. Altra cosa che differenzia un boutique hotel da un hotel normale è che tutte quante le stanze sono personalizzate, non ce n'è una uguale all'altra. Ovviamente mantenendo lo stesso carattere della struttura. Però ho appena scoperto che c'è anche un letto nascosto all'interno di questo bellissimo mobile in stile asiatico. Tavolo con un po' di goodies, acqua e due bottiglie di vino. Ovviamente a warm welcome to è mio nome e cognome. E questa è la vista sul salotto intero che si affaccia sull'oceano lì dietro. E l'ultima cosa che manca è questa piccola scrivania con una cosa molto simpatica al di sopra, ovvero un'Alexa personalizzata Pantai Inn, a cui potete chiedere tranquillamente anche di interfacciarsi lei con il concierge, chiedergli per un late checkout, quando è la colazione, eccetera. Un quadro. E poi dal salone ci spostiamo nell'altra parte del cottage. In questo caso una classica cucina americana. E lo so che non c'entra nulla della cosa un po' da vecchi, però mi sono innamorato di questo lavandino. Non ne so il motivo, però è davvero molto bello. Come in realtà tutta quanta la cucina. E qui c'è una cosa in realtà che non vi ho fatto vedere. Non voglio farti vedere perché me li sono mangiati adesso. Per cena. Mi hanno bussato alla porta e mi hanno portato questo bellissimo piattino pieno di dolci e frutta. Oh, now we're talking. Capite ora la mia passione per i boutique hotel? Ti bussano alla porta, ti salutano per nome e ti portano i dolcini. Dopo ripassano, ti danno la buonanotte e un cioccolatino. Terminato con la cucina, ci spostiamo in camera da letto. Camera da letto molto semplice ma cozy. Ovviamente anche qua tutti quanti immobili che ricordano un po' lo stile asiatico di Bali. Foglie sulla testata del letto, colori caldi, ricami floreali, anche le lampade e i comodini in classico stile di quella zona. E anche il grande armadio laggiù, sempre stessa cosa. Non so se sono solo io, ma a me tutta quanta questa attenzione ai dettagli mi fa assolutamente impazzire. Ah, sono quelle piccole sciccherie del comodino che... Ah. E a questo punto possiamo passare all'ultima stanza, e forse la mia preferita, ovvero il bagno, perché forse è quella più ricca di dettagli, con tutto quanto questo soffitto curvo su cui sono dipinte delle felci, della vegetazione sempre che ricorda l'Asia. Questo ingresso nella doccia pazzesco, pavimento con dei piccoli ciottoli. E qua ci sono poi le mie custom vans made by Visi California
per Mr. Nobody con una mia foto scattata al Sequoia National Park l'anno scorso. Dream big. Continuiamo con la review. Specchio su tutta quanta la parete, amenities personalizzate, un altro di questi lavandini in metallo pazzeschi che si aprono come se fosse l'acqua di un ruscello. Porta asciugamani incastonato nella parete. E poi forse la parte più bella di questo bagno, di tutta quanta la struttura, questa doccia che sembra di entrare in un'altra stanza, con questa decorazione sulla parete, la luce sul soffitto. A me tutte quante queste cose fanno impazzire, piacciono un sacco. E sono sicuro che se entro in un'altra stanza, in realtà poi le ho viste anche online, sono tutte quante diverse, non ce n'è una simile all'altra. Che proprio questo è il motivo per cui questi boutique hotel mi piacciono così tanto. Six and a half hours later. Ora però che sta arrivando l'ora del tramonto, non posso che farvi vedere tutta la zona di La Jolla e del lungo costa. Questo è tutto quanto il viale alberato della costa. E lì c'è l'oceano. In realtà il gentilissimo ragazzo della reception mi ha detto che se cammino per un miglio in questa direzione raggiungo una spiaggia pazzesca con delle grotte. Guardate che elicottero sta passando. Qui c'è una prima spiaggia, però voglio spingermi subito a quella un miglio di distanza perché mi mancano 45 minuti al tramonto. E poco più in qua ci dovrebbero essere anche delle foche, però quella è una zona protetta perché mi sa che sono in calore, una cosa del genere. Queste sono le cose che mi fanno impazzire della California: l'oceano Pacifico, la costa, il verde, le palme e gli hotel. Guardate che roba questo palazzo rosa proprio dietro le palme, anche lì di fronte all'oceano. Devo scappare in quella direzione. Eccole le foche. Là sotto. E chi pensava di trovare un posto del genere appena sopra San Diego? Andiamo a vedere più da vicino. Eccole là. E poi in acqua è pieno. Guardate questa com'è fiera, che prende il sole. Anche loro non scherzano comunque. Eccola che si avvicina una. Sono dei bellissimi animali che non vedo così spesso, li vedo solo qua. Però fanno un odore incredibile. Puzzano tantissimo. Provate che colori che ci sono qua alla Jolla la sera. Oltre che avete un sacco di compagnia. Alexa, stop.